vede comunque che creano i gruppi, che cominciano a collaborare, il solo passare la palla, quindi di solito si inizia con bambino, colpisce il pallone e fa semplicemente un passaggio. La costruzione di tre passaggi è già una condivisione e una collaborazione per arrivare all'obiettivo di squadra, quindi sì, c'è questo sviluppo. Poi ha una particolarità grossa questo sport rispetto agli altri, che la palla non si ferma, che sembra una cosa di poco conto, ma in realtà è molto importante perché ti obbliga a ragionare molto velocemente, perché non posso fermare la palla, poi cambiare la mia scelta. La mia scelta deve essere fatta prima in base al movimento dei miei compagni, in base all'avversario, eccetera, eccetera. Quindi sviluppa anche tanta rapidità di calcolo mentale. Divertimento, passione, energia. Divertimento dovrebbe essere un filo conduttore che parte dall'inizio della loro attività. Energia perché oltre a quella fisica che è evidente, esplicita, c'è un'energia dentro che contraddistingue tutti i pallavolisti. Passione, tutti siamo qui per motivi di passione, perché sicuramente non è un fatto economico, perché nella pallavolo non girano assolutamente i soldi che girano nel calcio, quindi direi che è una molla fondamentale, la passione.